c'è una cosa che mi fa particolarmente piacere parlare e condividere momenti come questi con persone così spontanee, così piene di voglia di fare qualche cosa, quindi da campionesse come Diana, come la Vestale, come Adriano, ma tutte le nostre campionesse che si incontreranno questa splendida serata, trovare una disponibilità così emotiva, così sincera, nonostante, come diceva bene Diana, no? La luce dei riflettori che hanno oggi, no? Sempre poi i mass media aiutano a far uscire poi la vera persona che c'è dietro questi atleti, dentro questi atleti, ecco, oggi è uscita la vera persona. Come lei, immagino tutte quelle campionesse, quei campioni che al di là della fame e del successo, che sono cose che transeunti, che passano, sanno lasciare un segno concreto e lo fanno grazie a due genitori straordinari. Io conosco Aureliano e Donato da tanti anni perché ho fatto l'amministratore comunale, so come si sono impegnati e come riescono a far vivere nonostante tutto la loro Marta. Marta vive perché era una ragazza straordinaria, perché leggere una frase come potrò essere utile agli altri a soli 18, 20 anni, una ragazza, guardate i nostri giovani oggi come sono disorientati e come hanno le idee poco chiare, e noi contribuiamo pure a sbagliare molto, a confondere le idee in questa politica, in questa società così fagocitante. Ecco, i nostri giovani quando hanno le idee chiare come ce l'aveva Marta, di aiutare gli altri, io credo che abbiano un futuro assicurato. E quando questi valori, questi progetti si concretizzano in azioni, in fatti, in atti così esemplari come un evento del genere che è sportivo, che vede in campo grandi competitori ma che soprattutto ha un grande valore simbolico. Io, Aureliana, anch'io a 20 anni ho deciso di essere una donatrice di organi, ero iscritta, sono iscritta all'AIDO. Sono decisioni, è vero, complesse e difficili, che uno vive sulla propria pelle, ma quando poi si lasciano ad altri, quando accade quello che purtroppo non dovrebbe mai accadere, ha ragione Aureliana, diventa tutto più complicato. Quando noi abbiamo migliaia di persone la cui vita è in mano a chi potrebbe fare un atto di generosità, bene, allora credo che tutti abbiamo un dovere, in primis il dovere morale, di aiutare, come diceva Marta, qualcuno. Io quindi sono particolarmente lieta, e poi fatemelo dire, sono lieta come donna, lo dico tutte le volte che devo premiare o devo in qualche maniera promuovere un evento al femminile. Questo è un evento al femminile, è una schermo in rosa, e io lo dico anche con grande orgoglio, guardate che cosa hanno prodotto le nostre atlete quest'anno alle Olimpiadi di Pechino. Hanno battuto le medaglie dei maschietti con lei, allora fatemelo dire con un pizzico di orgoglio femminile, vicino a una grande campionessa, vicino a una grande donna, ma vicino anche a tecnici, mondo dello sport, mondo giornalistico, che ringrazio la Gazzetta, ringrazio Sport Italia, perché sono veramente organi di informazione che sono vicini allo sport, e attenzione, non solo quello dei grandi eventi, ma anche allo sport che ha valore simbolico. E questa è la cosa più importante, lo sport da questi eventi di moralità, di cultura e di sociale è davvero accettato l'obiettivo. Quindi ringrazio e vinta le migliori.